Stabilizzazione precari, pagamento regolare degli stipendi, aumento organico scuola. Sono queste le misure che oggi a Viale Trastevere, dinanzi alla sede del Ministero dell'Istruzione, la FLC-CGIL nazionale chiede al nuovo governo per l'inizio dell'anno scolastico a settembre 2021. Nessuna classe sia senza i propri insegnanti, collaboratori e assistenti, chiedono a gran voce durante il presidio. Beh, noi pensiamo che se si vuole far partire il prossimo anno scolastico in modo migliore rispetto a quello che abbiamo ormai quasi alle spalle, è necessario stabilizzare i precari. Noi avremo il prossimo anno 220.000 cattedre vacanti e 100.000 probabilmente in organico di diritto, non so se ci rendiamo conto di che numeri. Quindi evidentemente la proposta che già il sindacato avanzò lo scorso anno di questi tempi, prima che iniziasse la pandemia, è una proposta ancora valida. Noi crediamo che serva una procedura semplificata per mettere in cattedra i precari con un investimento sulla loro formazione, e questo aiuterebbe naturalmente la scuola italiana a partire con il passo giusto, più giusto il prossimo anno. Ecco, pensiamo che sia una scelta di buon senso. Dobbiamo invece fare un ragionamento proprio legato al tempo scuola, quindi all'aumento complessivo del tempo scuola in tutte le scuole d'Italia, a partire dalle scuole dove in realtà soprattutto pensiamo nel mezzogiorno non abbiamo il tempo pieno, dove appunto già dovrebbe esserci e non c'è, e quindi serve più organico. Poi credo che quest'anno ci abbia insegnato quanto sia importante poi avere anche un numero di studenti per classe più basso, forse l'abbiamo capito che questo è effettivamente una necessità della scuola italiana anche oltre l'emergenza. Quindi noi oggi qui siamo per ribadire non solo il fatto che gli stipendi vanno pagati tutti. Lavorare, non vedersi riconosciuta la retribuzione nei tempi dovuti, per alcune persone ha rappresentato un vero e proprio dramma. Pensiamo a tutti quelli che sono stati assunti lontani dalle loro case, quindi sono stati sulle spese. Noi chiediamo che siano stabilizzati tutti i docenti precari con almeno 3 anni di servizio, che sia avviata subito una procedura molto snella e molto veloce per titoli, formazione e prova orale. E chiediamo che questo nuovo ministro abbia il coraggio di rimettere al centro, quando si parla di reclutamento del personale docente, il tema della formazione, perché fare concorsi super selettivi che durano 2 o 3 anni non serve alla scuola, servono procedure veloci per assumere precari e coprire le cattedre, dargli una formazione valida e dare continuità didattica agli alunni.